Per il mio secondo assaggio siamo arrivati qui all'azienda La Fortezza. Siamo con Antonella Porto, responsabile export dell'azienda. Allora Antonella, io dal mio primo assaggio ho capito di prediligere di più i bianchi. Quali tipi di bianchi produce la tua azienda? Allora, l'azienda che è situata in Campania è un'azienda che ha deciso di realizzare vini provenienti solo da vitigni autoctoni, quindi solo tipici del territorio. Quindi in questo caso troverai Falanghina, Greco e Fiano. E invece per chi non come me non prediliga i rossi invece che i bianchi? Allora, l'azienda produce sia Piedirosso che Aglianico del Taburno. Quindi i due vitigni, l'Aglianico per eccellenza è il vitigno maggiormente presente in provincia di Benevento e il Piedirosso è un prodotto nuovo appena inserito nella gamma dei nostri vini, infatti una vendemmia 2018, è un vino rosso molto più morbido rispetto all'Aglianico, di più facile bevuta ed è un vino che ha fatto pochi mesi di acciaio ed è già pronto per essere bevuto e assaggiato. Quindi se mi dovessi consigliare un bianco e un rosso? Oddio, è difficile consigliartelo perché a mio avviso sono tutti quanti buoni e tutti diversi uno dall'altro ovviamente. Quindi sono tutti da assaggiare? Certo che sì. Invece per quanto riguarda l'azienda? Allora, l'azienda è nata circa 11 anni fa con l'esattezza, per volere dell'imprenditore, il titolare, il signor Enzo Rillo, che è leader in tutt'altro settore in realtà in provincia di Benevento. E lui è leader nelle costruzioni della sicurezza stradale, quindi guardrail, però figlio di contadino, di contadini, abituato a crescere, insomma lui ricorda la sua infanzia che scorrazzava nei vigneti di Torrecuso e il volere di ritornare alle origini, quindi di ricreare, di creare un'attività agricola come La Fortezza per poter far conoscere in Italia e nel mondo quello che è il suo paese natio, quelle che sono le sue origini. Attraverso un bicchiere di vino si racconta territorio veramente in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'azienda, quanto è importante nel processo produttivo del vostro vino la tecnologia? È sicuramente molto importante. Partiamo dal presupposto che il lavoro per ottenere un ottimo prodotto in bottiglia è necessario seguire con la massima attenzione il lavoro in vigna. Noi poniamo veramente una grandissima attenzione, una grandissima cura a questo. Abbiamo il vantaggio di avere i vigneti con un'ottima esposizione al sole ad una altitudine perfetta, siamo intorno ai 450-500 metri d'altezza, con vigneti che sono tutti sulle pendici del Monte Taburno, ottimamente esposti al sole, in una zona molto ventilata. Quindi questi tre fattori fanno sì che si abbiano veramente pochissimi trattamenti in vigna e si ha un'ottima qualità nel prodotto. E siamo poi molto molto attenti a cercare di dare la massima cura proprio per ottenere un buon prodotto all'origine, che poi lavorato bene in cantina con un ottimo processo produttivo e tecnologico. Noi abbiamo un'azienda altamente tecnologica con tutti i macchinari all'avanguardia, abbiamo fatto diversi investimenti sotto questo punto di vista. Voglio cambiare idea, okay. Se dovessi farmi cambiare idea con un rosso? Accetto la sfida e sono sicura di riuscirci. Sei sicura? Sicura, guarda che non è facile perché adesso ho apprezzato il bianco e solo il bianco, puoi dover apprezzare un rosso. No, ti assicuro che riesco a farti cambiare idea. E perché sei così convinta? Allora, il vino che ho in mente di farti assaggiare per farti cambiare idea è l'Aglianico del Taburno di OCG nello specifico. E ti assicuro che riesco a farti cambiare idea perché se tu assaggi anche 10 Aglianico diversi, difficilmente riuscirei a trovarne uno fatto bene, ma nel senso con un ottimo equilibrio tra naso, bocca e struttura. Il nostro, avendo partecipato veramente a diversi contest, anche attraverso degustazioni blindate, e quindi significa senza poter vedere l'etichetta, quindi senza lasciarti condizionare da chi è il produttore, che è risultato sempre il miglior Aglianico. Siamo arrivati al momento della verità. Chi vincerà tra il bianco e il rosso? Ma sicuramente il rosso. Io dico sicuramente il bianco. Assaggiamo. Sicuramente il rosso, assaggiamo. Il colore già è un punto. Sicuramente, è un bel rosso intenso. Assaggiamo. Sei pronto? Andiamo. Però ho da dirti una cosa, e la cosa è che avevi ragione. Ma non avevo dubbi.
è buono, è dolce, non si sente alcuna pesantezza, uh-huh. È il vino che fa per me questo. Benissimo, hai trovato finalmente il vino rosso giusto. Allora facciamo un brindisi, okay. Ai prossimi 100, 1000, 1 milione di anni all'azienda. Grazie mille, la fortezza.